Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale e prima di iniziare vi chiedo per favore di mettere un mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdervi altri miei video. Questo ragazzi è molto importante, il mio obiettivo in questo momento è arrivare a 33k di iscritti, quindi mi serve davvero il vostro aiuto. Intanto ragazzi vi spiego che cosa sentirete e capirete con questo video. Se avete appena iniziato a giocare a Fortnite oppure state continuando ad allenarvi in questo gioco, devo dire che io avevo iniziato una serie in cui il mio obiettivo era quello di arrivare a fare 1000 round in box fight oppure realistic. Dopo 120 round fatti mi sono stancato di fare sempre gli stessi video e ad oggi con questo video voglio finire questa serie tirando un po' le conclusioni fatte. Se questo video ragazzi vi dovesse essere utile fatemi sapere nei commenti e lasciando un bel mi piace, mi raccomando. Poi invece per tutti quelli che si stavano aspettando un video che riguardava un altro gioco vi voglio dire che non state aspettando inutilmente. Per adesso ho già scelto un gioco che andrò a giocare e vedo se riesco a far uscire il video questo venerdì. Il gioco in questione è Poppy Playtime. Adesso vedrete qualche clip per farvi capire di cosa si tratta. Oh shit. Okay, the toy got accepted. Sweet. Wow, my fucking god! Wow! Where do I go? Holy shit! Oh my god! Bro, that is freaky as shit! Yeah. What's up? Damn. Whoa, whoa, complimentary horror game flashlight out of nowhere? How? Oh my god! Oh, that is creepy as hell! Whoa! Ow! Ah! I had nowhere to turn! I had nowhere to turn! Oh crap! That one's locked up, and that one here, Stairway to Hell, a different location. Ah! What the frick? Hey! Woof! What the frick is going on? Oh, that's disturbing! What the? I'm going! I ain't staying here. Let's go. Woo! Yeah! Go! Keep running. Don't even look back. Oh my god! He's breaking through! Go! He's literally stalking us down in the vents! Oh! Don't run! Yo! He's coming! No way! Ditemi se un gioco come questo potrebbe essere divertente da portare come video dove gioco e cerco di finire la mappa, perché so che è un gioco pieno di screamer e vedere me che mi cago addosso ogni 3 o 4 minuti dovrebbe essere davvero divertente. Non per me sicuramente, ma per voi di sicuro. Vi dico solo che io sti giochi del genere ho sempre evitato, perché mi fanno sempre prendere una caga della madonna, perché mi immergo sempre pienamente nel processo del gioco e poi se becco qualche screamer è sempre una cagatina dei pantaloni. Ok. Penso di aver annunciato tutto, fatemi sapere nei commenti quali giochi vorreste che io porti sul mio canale e noi partiamo con sto video finalmente. Do un caldo benvenuto a tutti i nuovi arrivati, invece a tutti i miei vecchi amici, bentornati. Allora ragazzi, il senso di questo video è farvi capire se vale la pena perdere tempo giocando realistic e box fight uno contro uno. Ovviamente se volete migliorare, queste due mappe potrebbero essere davvero importanti per voi. Io mi sono sempre ritenuto un giocatore medio, non troppo forte ma neanche troppo debole. Ma devo dire che da quando ho iniziato a giocare solo in creativa, in queste due mappe per circa 3 minuti, un'ora al giorno, ho visto un enorme miglioramento nelle mie meccaniche, anche se non tutte. Tra poco spiego esattamente di cosa sto parlando. Sono dell'idea che giocare anche 30-40 minuti al giorno in questa mappa potrebbe cambiare il livello del vostro gioco drasticamente. Ma ovviamente sto parlando di un arco di tempo più lungo di un mese o anche due. Non credete a tutti quelli che vi dicono che si può diventare fortissimi in 2 settimane, perché in 2 settimane potreste migliorare soltanto una cosa, magari non so, la mira, magari un determinato edit, ma non in modo complessivo. Non potete migliorare in complesso nei fight ed è per questo che vi invito a farlo per più di 2 mesi per notare una netta differenza. Ritornando alla questione di prima, devo dire che in questa mappa non migliorano tutte le meccaniche necessarie per fightare da dio. Io ho sempre pensato che giocando semplicemente in realistic uno contro uno diventi forte più o meno in tutto, migliori di brain, nella mira e anche nell'edit. Invece non è proprio così.
Direi che la cosa in cui migliori di più è il vostro brain, perché spesso può capitare che finite i materiali, spesso capite che il vostro opponente è in AIG, giocate continuamente con giocatori che hanno stili di gioco molto diversi. Questo, ragazzi, vi porta in una situazione di difficoltà alla quale piano piano vi abituate e imparate bene a gestire queste situazioni. Questo è quello che io chiamo giocare di brain. Dopo tanti round fatti, capite come bisogna giocare con qualsiasi tipo di giocatore, che sia un giocatore che pusha, che sia uno che gioca di difensiva, oppure anche uno che spamma molto spesso. Tutti questi giocatori non saranno per voi un problema una volta che avete finito centinaia e centinaia di round contro di loro. Quindi una cosa che sicuramente migliorate è il vostro brain, una delle cose più importanti nel gioco, perché per quanto possa essere questo gioco basato sulle meccaniche, uno che gioca di brain ed è bravissimo vincerà sempre contro uno che fa semplicemente tantissimi edit consecutivi. E poi un'altra cosa che migliorate tantissimo è il vostro edit. Secondo me, ragazzi, se fate questa mappa e non fate le mappe apposta per allenare il vostro edit, questo vi basta pienamente, perché fare edit quando fate uno contro uno e farli semplicemente seguendo un percorso sono cose completamente diverse. Il profit di un percorso edit, secondo me, è circa 2 su 10, invece fare fight uno contro uno ha un profit come minimo 7 su 10. Questa è la mia valutazione, potete essere d'accordo o no, ma quello che ho notato io nelle mie meccaniche è proprio questo. Facendo mappe di edit con i percorsi non sono mai diventato così veloce e bravo quanto fare semplicemente mappe in realistic uno contro uno. E infine, amici, l'unica pecca di questa mappa secondo me è la mira. La cosa che ho sentito migliorare di meno è proprio la mira. Secondo me, se volete diventare forti a 360 gradi, dovreste integrare il vostro allenamento con qualche mappa per la aim, ad esempio quella di Rider, sulla quale ho fatto più video sul mio canale. Se non l'avete presente, andate a cercare il mio video sul mio canale, che la troverete sicuramente. Oppure, se giocate da PC, potete tranquillamente appoggiarvi a giochi come Kovac oppure Aim Trainer Lab, perché dopo tutti questi mesi che gioco in realistic uno contro uno, la aim è l'unica cosa nella quale non ho sentito alcun miglioramento. Forse un pochino, ma non è sufficiente per migliorare in complesso come un giocatore competitivo. Quindi, ragazzi, queste sono le mie conclusioni dopo circa 120-130 round fatti in queste mappe. In realtà ho fatto anche più round quando li giocavo fuori dai video, ma sta di fatto che vi ho passato la mia vera esperienza e questi miglioramenti li ho sentiti su di me al 100%. Potete tornare a vedere il mio primo video della serie dei 1000 round in box fight e fare confronto con l'ultimo uscito, e così capirete quanto sono migliorato in brain e edit. Con questo video, amici, finisce la serie dei 1000 round in box fight e realistic, e spero che questo video vi sia stato d'aiuto. Se è così, amici, non dimenticatevi di mettere un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale per favore per aiutarmi a farmi arrivare a 33k e attivate la campanella per non perdervi mai i miei prossimi video che usciranno su questo canale. Vi ricordo che se volete supportarmi con i vostri acquisti su Fortnite potete mettere il mio codice creatore LastG nello shop di Fortnite. E noi, amici miei, ci vediamo nel prossimo video. Io mi chiamo LastHeroG. GG. Ciao!